ragazzi, ciao a tutti Nick, bentornati qua su Farming Simulator 17. Ragazzi, oggi sono da solo, purtroppo tutti impegnati. Allora, non importa, dobbiamo continuare ragazzi con la semina del... cos'era? Colza. Quindi operaio continua. Come potete notare un po' è già cresciuto perché ovviamente siamo su un server. Vi ringrazio per i suggerimenti che mi date. Mi avete più o meno tutti detto probabilmente trovi i mezzi con tante ore perché hai il server sempre acceso. Vabbè, io il server ce l'ho sempre avuto acceso, però non lo so, non l'ho ben capito come mai tutte quelle ore e i mezzi. Comunque sia, non l'ho capito. E vi ringrazio anche per avermi, diciamo così, ricordato che ho un mezzo parcheggiato. Ho un mezzo da provare per fertilizzare, è vero. A parte quello lì da 200.000 euro che vi ho detto, ce ne sta già un altro da provare. Ora, se trovo un trattore qui da qualche parte... Allora, qui dentro ho... eccolo lì. Ora non so se posso agganciarlo. Ho questo spargi fertilizzante del dopoguerra, che tutto sommato prima di buttarlo effettivamente a provarlo, perché no? Vi ricordo ragazzi che nel caso, se vi interessa una delle mod che vedete qua in gioco, guardate in descrizione che trovate la lista di tutte le mod che uso. Potete anche scaricarle oltretutto da quella lista. Va bene. A parte ciò raga, proviamo un po' a ricaricare questo coso. Questo spargi qualcosa, la spargi. Allora, vediamo un po'. È carino, eh? Devo dire che è carino, dai, è molto carino. Allora, raga, proviamo quindi questo mezzo, questo spargi qualcosa la spargi, insomma. Allora, dispieghiamolo. Credo che questa è una irroratrice, giusto? Quando si tratta di quello liquido, mi pare, eh? Mi pare che è così, mi sembra. Allora, partiamo. Wow, funziona bene, raga. Funziona bene, sì. Anche questo cingolato non è male. Certo, l'utilizzo del cingolato non è proprio... cioè, non so quanto... beh, dico, va come realismo. Però forse essendo un mezzo vecchio, magari tanti anni fa lo utilizzavano anche nei campi. Però sicuramente con un raccolto così, diciamo, cresciuto non è il caso. Sicuramente faceva danni. Però vabbè, qua siamo in un gioco, danni non ne fa, quindi lo utilizziamo. È pure abbastanza largo, devo dire, eh? Oh mio Dio. Ok, devo farci un po' l'abitudine. Comunque devo dire che... questa irroratrice è tutto sommato bella grande. Ha una buona larghezza di lavoro. Vediamo un po' dall'interno. E vai, lì c'è un operaio da mettere, da rimettere. Ah, come potete notare ragazzi, ho tolto finalmente quella dannata mod che non si capiva niente. Vi ricordate quella mod che non faceva capire niente? Sembrava che non stava a seminare, no? L'ho tolta. È bellissimo. È molto bello. Qua ci rimettiamo l'operaio. E andiamo a riprendere il trattore. Anzi, il cingolato. Vabbè, sempre trattore. Allora, devo partire da là sotto e mi faccio queste altre due linee qua. Ok, quindi per il momento, raga, visto che non abbiamo tutti quei soldi, per ora utilizziamo questa di irroratrice, va più che bene, per ora. Ci possiamo anche accontentare. Allora, devo già prendere pure un mezzo. Ah, mi pare che qua posso mettere l'operaio, no? Perfetto. Andiamo a prendere quindi un carrello, eccolo qua. E con questo scarichiamo un attimino la trebbia. Ma qui è fermo, non stiamo più a far concime. Mi pare che c'ho un po' di erba ancora da raccogliere nel terreno, nel prato. Se vado a prendere quella facciamo un pochettino di... come si chiama? Un pochettino di compost. Va bene, dai, scarica qua, compà. A posto. E col mais ci siamo.
si fa st'altro giro lui e va bene così, poi lasciamo semplicemente qui la Trebbi a lavorare. Ah, mo parte, eccolo. Ok, veloce perché quello consuma, lo so. Vabbè, allora questo cassone lo lasciamo qua, tanto non mi serve per ora. Tu compa, fermati per ora, o se no me la vedo io qua, dai. Qua me la vedo io che faccio prima. Tanto ancora qua non abbiamo seminato ancora qua, quindi va bene anche così. Almeno quel pezzo che è l'abbiamo fatto. Boom. Ok, questo lo lasciamo per il momento qua. Quindi riprendiamo un attimino il trattore, questo qua. Vediamo se trovo il caricatore. Com'è che si chiamava? Non mi viene in mente il nome adesso. L'autocaricante, come si chiama? E lo devo comunque trovare da qualche parte sicuramente. Eccolo qua. Facciamo che so 2-3 viaggi, un po' di compost e quello che ci vuole. Allora, accendiamo i lampeggianti su strada, accendiamo i fari, rispettiamo le regole stradali, quasi. Vabbè, accendiamo la freccia. Qua non passa nessuno e andiamo per di qua. Poi metto la freccia a sinistra e vado per di qua. Poi metto la freccia a destra, guardo a sinistra, non c'è nessuno. E allora giriamo. Spengo la freccia, bene. E siamo arrivati nel prato 1. Intanto passa il treno. Oh, ma risposta, avete sentito? Allora, qui non si vede, ma c'è. Ci sta un po' di erba. Si vede a malapena, ma c'è. La raccogliamo. Che è un peccato, dopo che Giacomino, mi pare, o Giacomino o Mito, ora non mi ricordo, hanno fatto la fatica a tagliarla qua. Ma, sì, c'è. Da qui si notano molte strisce. Ci stanno parecchie strisce. Va bene, dai. Raccogliamo. Peccato perché poi una volta che cresce l'erba non si vede tanto facilmente. Vai così che famo un po' di compost, raga. Ci vuole proprio. Intanto l'operaio è al 50%, quindi abbiamo penso tutto il tempo qui per fare il primo viaggio. Quanto questo 10 ore già. Il server io, raga, l'ho tenuto spento per sicurezza, visto quel dubbio. Quindi è stato spento tutto sto tempo, quindi non ne ho la più pallida idea. Di sicuro sto trattore. No, sto trattore non è granché vecchio. Cavolo, è 7:20. Ci ho fatto il video da poco. Non lo so, va, si stanno proprio a buggare i mezzi. Probabilmente no, però stanno ad accumulare un mucchio di ore. Bene ragazzi, siamo quasi. Siamo al 94%. Ce la possiamo fare. Non c'è, ce la dobbiamo. Ok, buon. 25.000 litri di come si chiama? Di erba. È messo. Ok, devo andare di qua io. Grazie. Ok, raga. La strada ormai la so a memoria. Che ci vuole? La prima a sinistra, quindi qua. Sentite la freccia? Ma si gira pure il coso, no? Peccato. Speravo che, insomma, anche la... non mi viene il nome, girava. L'indicatore, insomma. Ora a sinistra, fattoria, c'è pure scritto. Bene. Siamo già di ritorno. Il prato 1 non è poi tanto lontano. Ok. E rieccoci in fattoria. Allora, raga, dobbiamo scaricare qua. Com'è che la chiama Mito questa, la Compost Master? Non mi ricordo.
Bene. Ok, ci siamo. Ecco fatto, scarica. Mi buggo. Se scendo qua mi buggo. Volevo inquadrare e non viene facile. Vediamo un po'. 25.003 qua. 6.006. Andiamo a pigliare un po' di benzina, raga. Andiamo a prendere un po' di benzina, non ce n'è molta. Tanto bene o male un po' di soldi ce li abbiamo. Posso caricare questa cisterna da quella cisterna? Io quella la devo vendere perché sinceramente non ce faccio niente. Vediamo se posso caricare da qua. No. Non mi lascia caricare. Strano. Forse è vuota. Sarà vuota probabilmente. Vabbè. Poi la vendo a prescindere perché sinceramente questa basta e avanza. Allora, facciamo il pieno. Beh, pieno no, perché la benzina costa troppi soldi. Ci mettiamo qua. Bene, facciamo un 10.000. Difatti, oh. Basta, basta, che già 4.000 litri mi sono costati 10.000 euro. Ma che? È cara sta benzina, molto cara. Vabbè, mi serve. La scarichiamo lì, così riusciamo a fare un bel po' di compost. Oh, ci sta la mietitrebbia piena, quindi devo darmi una bella mossa. Che quello mi mangia, l'operaio mangia soldi senza far niente. Scarica. A posto. Vabbè, aspetto che finisce. Ok. Buono. Andiamo a prendere quindi questa. La scarichiamo, ragazzi, manualmente per ora. Per ora manualmente va bene. Ok. E nel frattempo noi vediamo che facciamo. Nel frattempo penso che possiamo tornare nel terreno numero... nel prato. Torniamo intanto, ragazzi, nel prato. Così mi faccio un altro carico di erba. Forza, mi raccomando. Ok. Bene, torniamo raga nel prato. Ok ragazzi, ho praticamente ultimato di raccogliere tutta l'erba, quella che insomma ho tagliato insieme a Mito o Giacomo, non mi ricordo, o forse anche Podrak, non mi ricordo. Comunque l'ho tagliata tutta raga, cioè l'ho tagliata, l'ho raccolta tutta. Adesso torniamo indietro che la scarichiamo. Ok ragazzi, allora prima di scaricare la l'erba, vediamo quanto ne abbiamo, perché se ce n'è poca la lascio per le mie pecore. Erba 5.000, no, allora lasciamo stare, questa qui la dedichiamo alle nostre pecore, che è molto importante. Vediamo un po'. Penso che riusciamo a... ecco qua. Erba, 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 erba. Mo facciamo così, scusi. Scarica. Vedi che loro la vogliono. Vabbè. Sì, lasciamola qua comunque, dai, che di mangiare mangiano. Stavo pensando, avete visto l'ultimo gameplay nell'altra serie di farming? Pensavo, ma perché non compro anche qui un bel Universal Technic? Questo, oppure... no, questo no, perché ci vogliono tutte e due. Ma questo, che costa poco e c'ha un mucchio di capacità, però vi ricordate che non cammina bene. Ma che non mi importa, tanto devo usarlo qui. Quindi potrebbe andare bene. Certo, non c'ho sti soldi. Mi faccio un piccolo prestito e lo compro, dai, è questione di pochi spiccioli. Lo voglio prendere perché può tornare utile. Va bene, mi prendo... cosa ho preso? 20.000? Ok, ci bastano, dai. Eccolo qua, raga. È vero che abbiamo questa di botte, che è molto grande. Anzi, addirittura forse che quella è in affitto. Garage è in affitto. Ed è dell'acqua, no, però me la devo tenere, sì, perché con questa vado in giro.
Invece con questa in giro non ci posso andare. Quindi questa qui deve rimanere semplicemente qua. Questa lasciamo semplicemente qua per dare acqua agli animali, che è bella grande. Invece quella lì che va in giro più... che insomma è più adatta per andare in giro, quella la utilizziamo appunto per dare acqua... Oh, mi sono spaventato. Per dare acqua insomma alle serre e cose varie, va. Allora la carichiamo, tanto qui l'acqua è gratis. Però più la carico più si abbassa. Quindi magari la carichiamo non al massimo, ma la carichiamo tipo... Vabbè, lasciamola intanto a caricare. Ecco, nel frattempo che carica, ultimiamo qui la raccolta del mais. Quindi rimettiamo l'operaio. E rimettiamo anche la seminatrice. Così ultimiamo almeno questo terreno. Ecco qua. Quindi operaio qua e andiamo a prendere la seminatrice di spiega. Perché cavolo devi essere così lenta? E mo come lo tolgo quel caspita di carrello? Lo devo togliere da là. Vabbè, mo in qualche modo lo spostiamo. Basta, basta, basta. Che già con 50.000 litri mi sfiora quasi il terreno. Ok, buono così. Allora, riprendiamolo. Ecco, ci siamo. E ci mettiamo l'operaio, dai, se la vede lui. Ok, noi, va bene. Noi ragazzi invece portiamo l'acqua. Portiamo l'acqua a chi ne ha bisogno. Sì, è un peccato, non lo carico. Lo carico a metà, perché se lo carico al 100% sto caspita di coso tocca per terra e poi non cammina più. Quindi non lo carico al massimo. Però 50.000 litri schifo non fanno. Teoricamente questa cisterna dovrei utilizzarla, cioè quando è piena deve rimanere ferma teoricamente. Però è comoda andare in giro con questa, è molto comoda. Peccato appunto che non è proprio adatta. Oh, piano. Allora, puoi già può scaricare già da qua. Portiamo l'acqua alle mucche e ai... Oh, ciao, mi ha salutato, molto gentile. Allora, diamo acqua pure qua. Vai, ce ne vuole poca. E per finire, raga, un po' di acqua per i suini. Poi ci vuole anche l'acqua per la serra, l'ho dimenticato. Ok, raga, quindi ultima cosa da fare, acqua per la serra. Ovviamente, come notate, lana non ce n'è, perché appunto ho tenuto il server spento per paura delle ore che si accumulano. Però ovviamente c'è questo svantaggio che non produciamo soldi. Allora, ecco qua, sto rifornendo anche la serra, molto bene. E fino a qui ci siamo. Adesso questa cisterna magari per il momento la lasciamo qua. Ok, noto raga che la trebbia non ha trebbiato tutto. Si è fermata per un qualche strano motivo. Quindi va bene che prendiamo qua mo il carretto, però dobbiamo ultimare il lavoro. Ma qui è vero raga, devo cambiare la lama. Oltretutto mi avete detto, Nick, se la vecchia trebbia ci aveva 44 ore, anche la lama ha 44 ore, quindi la devi cambiare nel modo più assoluto. È giusto, però i soldi al momento mancano, quindi per quello. Giusto è solo per... Perché si è fermato? Giusto è solo per quello. Appena c'ho un po' di soldi la cambiamo nel modo più assoluto. Allora, qua è fatta. Accidenti, siamo carichi al 100%. Peccato, ne mancava giusto un po' da scaricare. Quindi che ci facciamo? Posiamo questo mais oppure ci facciamo altro cibo per... o ci facciamo il cibo per i suini. Ma noto che ancora cibo ce n'è. Quindi possiamolo per ora. Tanto poi se serve
lo riprendo. Per il momento lo scarichiamo. A posto. Intanto che qua scarica il mais, io vado a prendere questo qua di trattore. Prendiamo il cingolato e ultimiamo, ragazzi. Dobbiamo ultimare la l'irroga. Vabbè, insomma, dobbiamo mettere sto fertilizzante, va. Benissimo. Ok, l'operaio ha terminato la semina e io ho finito con la fertilizzazione, dai. Ok, buono. Chiudi. Bene, per il momento magari parcheggiamo i mezzi qua, poi li sposto con calma. Per ora li tolgo solo dalle scatole. Ecco, rimane acceso. Forse questo è il problema, che gli operai lasciano... Gli operai lasciano il trattore acceso, forse è per questo che accumulano le ore. Difatti, quando io entro ed esco si spegne. Quindi magari è questo il problema, sono i maledetti operai che lasciano i trattori accesi quando finiscono di lavorare. E a questo punto si spiega il motivo delle ore, delle mega ore. Si può spiegare così il tutto. Va bene ragazzi, io penso che comunque adesso ci fermiamo qua. Quantomeno questo terreno qui l'abbiamo completamente seminato, fertilizzato, abbiamo fatto un po' di... stiamo a fare un po' di compost, qualcosina la stiamo insomma a fare. Spero quindi ragazzi che il gameplay vi sia piaciuto, come sempre mi raccomando commentate, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace, ci becchiamo presto ragazzi, ciao alla prossima!